Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e questo è il mio smartphone personale, il Google Pixel 4a. È un device Android, è un device fatto direttamente da Google e mi ci sto trovando molto molto bene. Tra l'altro, da pochissimo tempo Google mi ha fatto anche fare l'aggiornamento ad Android 12 e sicuramente questo è un device dalle grandissime potenzialità. Ma oggi non sono qui per lanciare una guerra Android versus Apple versus altri sistemi operativi. Invece sono qui per parlarvi di smartphone, nello specifico di uno strumento molto funzionale legato agli smartphone e in generale ai device intelligenti, visto che nel mio caso lo utilizzo addirittura con l'autoradio dell'auto, visto che è un autoradio Android. Parlo dei navigatori, non dei navigatori che si limitano ad avere semplicemente la mappa e in darci le indicazioni per arrivare in un determinato posto, ma dei navigatori intelligenti alla Google Maps e similari che, oltre a darci le indicazioni, ci forniscono specifiche informazioni sullo stato del traffico, eventuali rallentamenti, incidenti, eccetera, e nel caso ci propongono dei percorsi alternativi per arrivare più velocemente alla nostra destinazione. Voglio affrontare dunque questo argomento insieme a voi in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Cominciamo subito con il canale del buon Davide. Il canale si chiama Stock Droid, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e iscrivetevi, troverete tantissimi contenuti a tema Android, ma in generale a tema nerd legato a quella che è la telefonia mobile. E ci sono dei video che sono divertentissimi, in cui il nostro Davide interagisce anche con i suoi cloni, questi cloni un po' particolari, un po' delle macchiette. Mi piace tantissimo il suo intercalare in Veneto, che compare all'improvviso e che è veramente ben dosato, è un personaggio simpaticissimo, fa dei video molto molto divertenti, ma ciò non toglie che è comunque anche molto ben preparato. E parlando di Android e di quanto lo trovo una persona divertente, parliamo di uno smartphone che è prodotto tra l'altro in Italia, un prodotto che è destinato a un pubblico senior, pardon, come ci dice uno dei suoi cloni, Jean-Pierre Tolda, a un pubblico diversamente giovane. Sto parlando del Brondi Amico. Tra l'altro, una cosa che avevo notato già da un po' di tempo era la ampia quantità di Brondi Amico disponibili sul mercato dei ricondizionati, dei rigenerati e dei dispositivi di seconda mano. E una volta visto il video di Davide, si comincia a comprendere un po' meglio quali sono le ragioni perché tantissime persone alla fine lasciano questi dispositivi letteralmente nuovi. Per cui il primo video che vi segnalo è appunto «Ho provato il Brondi Amico», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Sono sicuro che vi divertirà tantissimo, così come ha divertito anche me, ma anche che vi lascerà pensare un pochino, guardare con un occhio diverso a questo dispositivo. Davide non è solo un appassionato di temi nerd, ma anche un pallino molto particolare. È un grandissimo fan, un fan veramente sfegatato, di Gerry Scotti. Lo segue sin da piccolissimo, gli piace tantissimo, gli piacciono le trasmissioni che gestisce, e possiede un cartonato di Gerry Scotti, uno dei cartonati non ufficiali. C'è una storia particolarissima su questa sagoma di cartone che era stata realizzata senza licenza, poi fu ritirata dal mercato, ma lui se la ritrova. È talmente un fan sfegatato di Gerry Scotti che diverse volte ha provato a partecipare come pubblico a qualcuna delle trasmissioni, finché è riuscito non solo a partecipare, a entrare nel pubblico di una trasmissione con Gerry Scotti, ma è riuscito anche a incontrare il suo idolo e a farsi autografare questo cartonato. Ci ha raccontato tutto in un video che ho trovato bellissimo, perché è un modo di mostrare a tutti che è bello anche credere ai propri sogni e riuscire a realizzare i propri sogni, per quanto piccoli possano sembrare. È un video molto ispirante, molto ispirazionale, simpaticissimo, e che quindi vi voglio condividere. E il video è intitolato «Ho portato Gerry Scotti da Gerry Scotti», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata.
puntata, vedrete un po' anche che personaggio simpatico, in fondo anche nella vita reale, è il nostro buon Davide, e che non è quindi solo quel personaggio costruito ad arte solo per intrattenerci. A questo punto veniamo a un esperimento che il nostro buon Davide ha realizzato in estate con alcuni amici a Chioggia, che richiamava un esperimento fatto da un tizio a Berlino che si è portato appresso una serie di smartphone per confondere in qualche modo Google Maps e fargli credere che ci fosse del traffico dove effettivamente del traffico non c'era. Davide con un paio di amici hanno provato a ripercorrere questa situazione, a vedere se riuscivano a creare del traffico, a segnalare dei rallentamenti su Google Maps dove del traffico effettivamente non c'era, con dei risultati, nonostante l'esperimento fatto in maniera particolarmente divertente, comunque molto molto interessanti. Per cui il terzo video che vi segnalo è appunto «Abbiamo creato del traffico su Google Maps», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata. Lui è Davide Puato, il canale è StockDroid, se non lo conoscevate iscrivetevi al suo canale, e prendiamo l'argomento Google Maps per andare a fare una veloce analisi di una situazione che ha riguardato proprio il traffico. Nel corso del mese di novembre 2021 io mi sono allontanato da Siracusa per andare per circa una settimana su a Trento, per poter fare un viaggio comodo, funzionale e con l'aiuto delle informazioni sul traffico, ho utilizzato il navigatore di Google Maps nel corso di tutto il tragitto, sia all'andata che al ritorno. Al ritorno, infatti, mentre scendevo nella tratta da Frosinone a Siracusa, ho avuto un intoppo. C'era molta nebbia, era mattina presto e c'era stato un incidente, c'era un complessissimo rallentamento, tanto che a un certo punto Google Maps mi ha consigliato di uscire a Grotta Minarda dall'autostrada. L'idea era di arrivare a Siracusa, quindi di fatto, dato che stavo nel fondo dello stivale, nella punta dello stivale, era quella di arrivare a Villa San Giovanni a prendere il traghetto. Da Grotta Minarda il navigatore mi ha fatto passare da Matera. Un giro pazzesco! Lo vedete nella mappa che vi pongo in sovraimpressione, che ho preso dalla mia cronologia di Google Maps. Mi ha fatto allungare di quasi 200 km, però dalle informazioni che sentivo anche alla radio, nel corso del tempo, mentre io ho allungato enormemente questa strada, continuavano i rallentamenti in quella zona, quindi si è sbloccata dopo molto tempo la situazione, quando ormai io ero quasi arrivato a Matera, quindi a quel punto non potevo dire «Ah vabbè, la situazione si è sbloccata, mo torno indietro». Obiettivamente è stato un viaggio massacrante. Sono arrivato a casa la sera tardissimo, mi aspettavo di arrivare intorno alle 5 del pomeriggio, invece sono arrivato oltre le 9 e mezza, alle 10 di sera, però almeno ho evitato di stare piantumato nel traffico, cosa che ho fatto per una buona oretta fino a Grotta Minarda, in cui si procedeva a passo d'uomo. E non è stata la prima volta che Google Maps mi ha salvato, perché magari tornavamo dalla Val di Non verso casa nostra su a Trento, e a un certo punto il navigatore mi segnala di non prendere l'autostrada, ma di andare a prendere la statale, che è una stradina laterale, che in realtà corre parallela all'autostrada, però sai, in autostrada c'hai un limite di 130 km/h, mediamente riesci a tenere una velocità di crociera di 120 km/h, dalla Val di Non sulla statale con il limite di 60 km/h, che è la metà, però obiettivamente mentre percorrevo la statale dicendo «vabbè, diamo fiducia al navigatore», ho visto che appunto c'era stato un incidente in autostrada, c'era tutto il traffico in autostrada bloccato. Correvamo paralleli all'autostrada, guardando sull'autostrada tutte le auto ferme, con gli autisti che scendevano e parlavano fra di loro, perché è capitato di finire in coda dietro un incidente grave, e quindi di restare completamente bloccati anche per 2-3 ore. Quindi tanto vale fare una strada che ci metti 20 minuti, mezz'ora in più, piuttosto che stare 3-4 ore bloccato, pensando di aver preso la strada più veloce. Almeno in certe cose, fondamentalmente, l'idea è questa, ma in altre cose non lo so quanto. Io non so quanto effettivamente, alla fine, aver fatto il giro da Grotta Minarda fino a Matera per poi tornare sulla Salerno-Reggio Calabria sia stata una grande idea, o se l'idea più funzionale sarebbe potuta essere quella di rimanere sulla Salerno-Reggio Calabria e beccarsi un paio d'ore di rallentamento, perché credo comunque di essere riuscito ad allungare, al di là di aver allungato di un paio di centinaia di chilometri, credo di essere riuscito di allungare il tragitto di circa 2 ore e mezza, 3 ore, rispetto che farlo sulla Salerno-Reggio Calabria.
è ok se non fosse stato per il rallentamento. Con il rallentamento sulla Salerno-Reggio Calabria probabilmente avrei fatto sempre un paio di ore buone, due ore e mezza di rallentamento, quindi alla fine non lo so se il gioco sarebbe valso la candela. E questa domanda la faccio a voi. Voi che cosa mi dite? Utilizzate il navigatore, utilizzate i navigatori intelligenti come Google Maps, che riescono a prendere le informazioni sul traffico? Vi fidate molto del navigatore? È capitato che il navigatore vi abbia fatto fare percorsi alternativi, evitando traffico, incidenti e situazioni complesse? Oppure va a finire che qualche volta il navigatore vi ha fatto fare dei giri assurdi, magari per risparmiare 100 metri o per risparmiare un minuto? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Vi ringrazio per avermi seguito in questo viaggio sino in fondo al vlog. Avete fatto il viaggio assieme a me seguendo il navigatore? Oppure generalmente non utilizzate il navigatore per i viaggi lunghi perché bene o male conoscete la strada, e allora vi ho fatto pensare che invece potrebbe essere uno strumento interessante proprio per evitare il traffico? Se sono riuscito a farvi pensare a questa situazione con un occhio differente, allora come sempre pollice in alto e condividete con gli amici, anche su WhatsApp, Telegram e gli altri social, magari con gli amici che fanno spesso viaggi lunghi. Iscrivetevi al canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E il percorso che porta al buon profumo di nuovo iscritto è molto semplice, basta solo cliccare su iscriviti. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per piccole curiosità, dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine, ditemi in un commento se vi piacerebbe che io trattassi qualche argomento particolare sul diario di viaggio on the road. Bene, io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!